Sta per iniziare la terza edizione dell'Hellenic Music Festival che si svolgerà ad Agrigento stasera e domani. Così come per gli anni precedenti, anche la nuova location è di grandissima suggestione. Il Teatro Panoramica dei Templi, situato all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi, sito archeologico patrimonio UNESCO che ogni anno attira e ammalia centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo e che sarà la sede del Festival 2023. A fare da cornice, sullo sfondo del palco, sarà ancora una volta il Tempio di Giunone. Due giorni di programmazione con artisti di altissimo livello, realtà musicali italiane e internazionali, i cui tour difficilmente giungerebbero in Sicilia, che spaziano dal bacino del rock alla dance all'elettronica per un evento che rivendica la propria indipendenza, identità territoriale e culturale. Parterre internazionale del festival, band stellari del panorama musicale internazionale, Editors, Rival Console, Fuji e Miyagi, Planet Funk e Vitaly. Siamo felicissimi di portare questi artisti all'interno del Parco Archeologico Valle dei Templi. Il festival è cresciuto anno dopo anno, quest'anno chiaramente c'è stata una sterzata europea, infatti attendiamo tantissime persone provenienti praticamente dalla Francia, dalla Polonia, dall'Inghilterra, e questo ci rende orgogliosi, perché se Hellenic può diventare un veicolo per conoscere il nostro territorio, significa che stiamo facendo un buon lavoro e stiamo andando nella direzione giusta. Giorno 9, domani sul palco si seguiranno Phrase, che è un beatboxer canadese, i Planet Funk e a chiudere Vitaly, stella della musica elettronica francese. Come si evolverà l'Hellenic Music Festival? Il brand Hellenic, oltre ad occuparsi quindi del festival stesso e della musica, si occuperà anche di altro. Già quest'anno abbiamo portato avanti un nuovo format, Hellenic Books, presentazioni di libri a tema musicale, che verrà riproposto quest'inverno. Ci sono tante nuove idee e anche degli eventi collaterali che cureremo nella stagione invernale, proprio per mantenere questa sorta di continuità 365 giorni l'anno.